Atti. Questa è istigazione alla delinquenza, all'illegalità. Non bisogna scaricare la musica da internet, non dovete. Carlo, guarda, io sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro, poi io non lo faccio, comunque. Brava. Multe, tribunali. Brava, perché i controlli non si sfugge. Lì da quelli di Pirate Bay. Ah, quel sito di torrent che hanno chiuso un mese fa. Le cose sono molto più complicate di così. Ce lo spieghi tu, Ste? Sono qui apposta. Preparato, ragazzo. Sì, salve, sono Stefano Ciaratta, buongiorno. Sto preparando un servizio per la RAI sui download illegali. Va bene, grazie, grazie. Eccomi, sono Stefano. Sì, lo richiamo io. Quando possiamo sentirci? C'era una volta un teschio bianco in campo nero, due tibie che si incrociano e via a minacciare le navi mercantili. Ma oggi che si naviga da casa, la bandiera dei pirati sventola sulla rete. Si chiamano The Pirate Bay e vengono dalla Svezia. I pirati hanno costruito un motore di ricerca per file torrent, quei piccoli file su cui viaggiano film, MP3, software e giochi. Per alcuni Pirate Bay funziona esattamente come Google, per altri è addirittura illegale. Non la pensano così però quelli di Scambio Etico. Pirate Bay è illegale oppure no? No, secondo il principio di Mare Conduit, secondo me non può essere considerato illegale. Per fare un esempio semplice, se io e te ci facciamo una telefonata in cui architettiamo un crimine, Telecom Italia non può essere ritenuta responsabile per aver favorito il nostro crimine. I tutori della legge non la pensano così. Siamo andati a trovare quelli del GAT, il gruppo speciale antifrodi telematiche. Pirate Bay ha una connotazione di istigazione a determinati comportamenti che sono in partenza illegali. Vengono forniti link per fare qualcosa che alcuni ordinamenti non ritengono ammissibile. Pirate Bay è uno strumento, è un sito che consente di effettuare delle ricerche. In molti aspetti è simile a Google. Se io imposto una ricerca di Google per cercare i file peer-to-peer o comunque a cercare file protetti dal diritto d'autore, li trovo. Vogliamo criminalizzare anche Google? Ma facciamo un passo indietro. L'anno scorso The Pirate Bay è stato messo sotto sequestro per 2 mesi. Il GIP di Bergamo ha chiesto ai provider italiani di impedire l'accesso al sito. L'accusa è di violazione del diritto d'autore. I pirati hanno risposto titolando sull'home page «Stato fascista censura Pirate Bay». Il sito è nuovamente attivo, ma il processo è ancora in corso. A sorpresa scopriamo che in difesa di Pirate Bay sono accorsi 2 avvocati italiani. La loro parcella è uguale a zero, lo fanno per passione. Li incontriamo a Napoli, dove si svolge un convegno su hacker e identità digitale. Perché è stato chiuso Pirate Bay e con quali motivazioni? Beh, la scorsa estate la procura di Bergamo ha richiesto il sequestro del sito, non un vero e proprio sequestro ma in realtà un filtraggio ordinato ai provider italiani, e il GIP ha provveduto a questo sequestro. Su che motivazioni? Per il fatto che asseritamente quel sito serviva per violare le norme sul diritto d'autore. Perché è stato chiuso Pirate Bay e non altri siti simili? Perché probabilmente Pirate Bay è il sito più esposto in questo momento o in quel momento al mondo. Probabilmente è stata adoperata la tecnica punirne uno per educarne 100. Come si comporta la legge italiana nei confronti del diritto d'autore? Certamente la protezione del diritto d'autore è un problema ancora attuale. Va adattato ai tempi. Le statistiche che a disposizione dicono che 70, 80, 90% a seconda dei casi delle giovani generazioni dei nativi digitali fruisce gratuitamente dei contenuti. No, non ho mai scaricato un film, anche perché sono contro la pirateria. Ma io poi sono uno che compra, la scarico per comprarla, okay. Non per... Quanti siamo in Italia a scaricare? Cioè quanti sono come me che si collegano per scaricarsi Dexter, Lost?
Penso che siano molti di più quelli che scaricano di quelli che ne fanno a meno. Però io non mi sento di niente di male, cioè, mi dispiace che sia che un disco costa tantissimo, che andare a un concerto costa da morire. Il massimo mio è iTunes, la musica. Cosa succede invece alle persone che scaricano tanto? Cosa c'è, una sanzione amministrativa? Ci sono sanzioni amministrative che sono già sufficienti ad essere un significativo deterrente, anche se non è forse quella la strada da perseguire. Il fatto di minacciare multe salatissime che poi si ripercuotono sui genitori non risolve il problema. Il diritto d'autore sta vivendo un momento di particolare evoluzione, le leggi faticano a star dietro alle tecnologie. I venditori di ghiaccio accumulavano ghiaccio in inverno e lo vendevano in estate, accumulavano in inverno e lo vendevano in estate. Lo sgomento provato dai venditori di ghiaccio di fronte a un negozio di elettrodomestici quando per la prima volta comparvero i frigoriferi è analogo allo sgomento che secondo me stanno provando le major a vedere che il loro modello di business è diventato obsoleto. Ormai non è più soltanto l'industria discografica a temere la condivisione dei file illegali, ma è anche tutta l'industria dell'intrattenimento, insomma. Qual è la paura maggiore che hanno le major nei confronti del file sharing? La vera paura delle major è assistere a un fenomeno che rende sempre più consapevoli artisti e fruitori che il ruolo delle major, il ruolo degli intermediari è ormai inutile. Casi esemplari, basta pensare a Trent Reznor dei Nine Inch Nails che ha fatto nel 2008 il disco Ghost One Four. Dopo aver distribuito gratuitamente in peer-to-peer le prime 9 tracce del disco, è arrivato a vendere tutti i giorni, da marzo 2008 a dicembre 2008, ha fatturato da 1 milione a 1,5 milioni di dollari al giorno ed è stato l'album più venduto in assoluto su Amazon del 2008. Ieri ho scaricato un'altra puntata di Dexter, una nuova serie, tramite un client torrent. Che succede? Mi mandate in galera oppure no? Mettendo da parte subito il battipanni, si può dire che quel comportamento rientra comunque in qualcosa che dondola sui limiti della legalità. Dunque Paolo, mi piacerebbe continuare questa conversazione con te, ma ho messo a scaricare la prima puntata di Dexter, la quarta stagione, quindi devo andare, quindi ti saluto.